Allora, all'interno di una confezione ce ne sono 40. Pure praticamente in base alla zona di afferenza. Sai, sono pillole della speranza e devo dire mi ha fatto piacere che la Toscana sia stata una di quelle regioni subito raggiunte. Proprio il generale Figliolo ha voluto che venissero al magazzino del Maier perché era stata il luogo della sua ultima visita, quindi era stato molto bene e conseguentemente voleva dare questo segnale. Devo dire che sono circa 1.500-1.440, quindi le prime, come nello stesso periodo dell'anno scorso con i vaccini, andranno a soggetti fragili, molto mirati, e vedremo attraverso di loro come funzionano. Quindi da dove fare? Solo quando è fatto il film. Non abbiamo... In realtà in Italia ancora non c'è. Questo infatti se fa caso... Il farmaco è in capsule rigide, ogni confezione contiene 40 capsule ed è proprio stimata per un trattamento completo. Infatti la posologia prevede la somministrazione di 8 capsule giornaliere per un periodo di 5 giorni. Come potete vedere, per il momento il confezionamento è in lingua inglese, in quanto ancora stiamo aspettando la disponibilità del prodotto italiano. Basta 3.000. Sono 40 compresse in 5 giorni. Devono essere somministrate entro 5 giorni dal riscontro dei primi sintomi di sintomatologia Covid e di conseguenza poi vedremo quali sono i loro effetti. Certo, se funzionano sono la cura, nel senso che noi per il Covid abbiamo il vaccino, quindi la prevenzione. Ma guardate per l'influenza, vi è il vaccino, la prevenzione, ma poi se l'influenza viene ci sono le cure specifiche, dagli antibiotici e alle altre cure. Conseguentemente finora questo è mancato per il Covid, c'è stata solo la prevenzione attraverso i vaccini, che vediamo porta a casi clinici di ridotta pericolosità per quello che è il paziente, ma che comunque positività la danno. Quindi se accanto al vaccino arrivano le pillole, naturalmente tutto questo incomincia a veder mirato anche colui che è diventato positivo. In che senso? No, nel senso che oggi...